Canti è una storia che inizia alla fine del 1800, quando un istrionico personaggio che si chiamava Mastro Predischeda si aggirava nella Via Maggiore, a Nuoro, l'attuale Corso Garibaldi. Un personaggio molto particolare, un musicista, un maestro di scuola elementare, che amava animare il Caffè Tettavanzi, così come racconta Salvatore Satta nel Giorno del Giudizio. Ed è lì che intorno a lui si radunava la gente a sentire le sue canzoni. E credo che sia il primo autentico personaggio della storia che racconta i miei canti, cioè la storia della coralità, l'ispirazione popolare di scuola nuorese. Anche se il primo brano, Azzeccata a Navaragone, è ambientato proprio in un iscuile giù in fondo al corso. Il soggetto non è Azzeccata a Navaragone, ma è quel canzilleri, quel chirone con che nato, che andava lì ad affogare i suoi dispiaceri nel vino, e Mastro Predischeda ci ha pensato bene a scrivergli una canzone per prenderlo in giro. Il libro ha una prima parte che racconta la storia della coralità dal 1950, quando Vannelli Duilio ha messo insieme 10-12 uomini e ha cominciato a far diventare musica colta, quella che prima veniva semplicemente cantata davanti a un bicchiere di vino in sottoscopilese, fino ai giorni nostri, con la storia di tutti i cori, tutti i personaggi, e alla fine di ogni decennio troviamo gli spartiti delle canzoni più importanti che hanno segnato la coralità nuorese. Poi c'è una seconda parte dove ci sono veramente i miei canti, cioè le composizioni che ho scritto io per coro maschile e per coro femminile, che sono interpretate dal coro Ottobene e dal coro Iluni di Dorgali. Una parte finale dove troviamo le note sui poeti che hanno scritto i testi di queste canzoni. E niente, un volume abbastanza corposo, sono 360 pagine, edito dal Maestrale, distribuzione Rizzoli. Il titolo dei miei canti va visto in un duplice aspetto. E diciamo che il primo è proprio i miei canti, la mia composizione, ma i miei canti sono anche quelli che hanno contraddistinto la mia infanzia, la mia adolescenza, quelli che ho ascoltato, quelli che ho assorbito, quelli che ogni minorese ancora oggi è costretto, se non li ama, ad ascoltarli all'interno di questa città.